alla lettura del versetto dedicato per il messaggio che ci darà Davide. Il testo si trova in Matteo capitolo 5 versetti dal 14 al 16. Quindi Matteo capitolo 5 versetti dal 14 al 16. Voi siete la luce del mondo, una città posta sopra un monte non può essere nascosta e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente, anzi la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Che il Signore, insomma, ci prepari ad accogliere il suo messaggio. Bene, un buon sabato a tutti. È sempre un piacere essere da questa parte, poter parlare di Gesù, parlare di Dio, parlare delle grandi opere che fa per noi. E come abbiamo potuto leggere dal testo, forse avete intuito di cosa parlerò oggi, no? E l'argomento sarà la luce del mondo, no? Allora, la prima cosa che faccio durante i miei sermoni è magari identificare con il metodo scientifico che cosa il significato della parola. Allora sono andato a cercare la parola luce, scientificamente dice così: è una radiazione elettromagnetica con lunghezza d'onda compresa tra circa 400 e 800 nanometri, percepibile all'occhio umano e trasformata dal cervello in sensazioni visibili. Ora, per chi come me non è avvezzo bene a queste cose, diciamo, scientifiche, possiamo immaginare cos'è la luce, no? Magari vi siete trovati in un posto buio che non si vede niente, di notte magari, e a un certo punto si accende una lampadina, una candela, un fiammifero, un qualcosa, e a quel punto riusciamo a vedere. Quindi la luce è qualcosa che ci permette di vedere, ok? Senza la luce noi non potremmo vedere. E sicuramente mentre quando siamo al buio che si accende questa piccola luce, questa piccola diciamo questo fiammifero, lampadina o cosa, è una cosa bellissima da vedere, perché finalmente riesco a vedere qualcosa, perché sennò non sapevo se c'erano dei pericoli in quel posto dove mi trovavo, se c'erano delle cose che non vedevo, no? Quando nel 2000, nel mio unico viaggio, diciamo, intercontinentale che ho fatto, sono stato in Perù per circa un mesetto, ero ospite di una famiglia e ho vissuto un'esperienza particolare. Siamo stati per una settimana in un posto sperduto nelle Ande, era oltre 3.000 metri di quota, eravamo a 3-4 ore dalla prima città. E siamo arrivati lì con non vi racconto l'esperienza per arrivarci, però l'esperienza era stata proprio in quella città, perché praticamente non c'era la corrente elettrica, quindi la sera non è che c'erano le vie illuminate o le case che si poteva accendere la luce. Loro avevano, l'unica cosa che avevano era un generatore per tutta per tutto questo villaggio, questo paese, e usavano quello per illuminare. Il problema era stato che quando siamo arrivati in quel posto non avevano comprato il carburante per il generatore, quindi per quella settimana dovevamo fare senza. Ed è stato stranissimo, perché proprio quella settimana c'era la luna piena, e andare in giro per paesino con la luna piena, con le case tutte buie, perché poi alla fine per evitare di spendere si teneva senza lumini accesi, quindi poche candele magari, e andare in giro per questo paesino con la luna piena è stato veramente un'esperienza strana, perché si vedeva ma non era proprio chiaro quello che si riusciva a vedere, no? Forse anche voi avete avuto un'esperienza simile, no? In questi momenti magari riconosciamo quanto è bello avere la luce, avere la possibilità di vedere. Quest'oggi vi proporrò una serie di versetti, ce ne sono parecchi, che parlano della luce. E magari non li leggiamo tutti insieme, ve li leggerò io, vi dico dove sono e li leggo io. E tutti questi versetti hanno
un punto fondamentale. Troviamo qual è questo punto fondamentale. Allora, il primo di questi versetti è un episodio della vita di Gesù che si trova in Matteo, al capitolo 4, i versetti da 13 a 16. E il versetto dice così. Quindi Matteo 4, da 13 a 16. Lasciata Nazareth, venne ad abitare in Capernaum, parla di Gesù ovviamente, città sul mare, ai confini di Zabulo e di Neftali, affinché si adempisse quello che era stato detto dal profeta Isaia. Il paese di Zabulon e il paese di Neftali, sulla via del mare, di là dal Giordano, la Galilea dei pagani, il popolo che stava nelle tenebre, ha visto una gran luce, e su quelli che erano nella contrada e nell'ombra della morte, una luce si è levata. Questo episodio della vita di Gesù sta per dire che Gesù era questa luce che era arrivata in questa città. Isaia l'aveva predetto qualche secolo prima, e Gesù ha adempiuto a questa profezia andando a vivere in quella città dove ha portato la luce nelle tenebre. Un altro episodio che a me piace tanto della vita di Gesù è proprio la presentazione al Tempio di Gesù. Lo leggiamo insieme questa volta. Allora, Luca capitolo 2, versetti da 29 a 32. Luca, capitolo 2, 29, 32. Allora, Gesù è appena nato, si è soliti portare il bambino al Tempio per presentarlo al Signore, e presso il Tempio c'è un personaggio che la Bibbia dice essere investito dallo Spirito Santo, che è una persona retta, una persona rispettata, si chiama Simeone questa persona, e lo Spirito Santo gli aveva detto a questa persona che prima di morire lui avrebbe visto, avrebbe avuto il piacere di conoscere Gesù il Salvatore, no? Allora a un certo punto lui sente il pianto di questo bambino e riconosce Gesù, riconosce Cristo, e nei versetti da 29 a 32 dice così. Parla proprio questo personaggio, Simeone. Ora, mio Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo, quindi sa che può morire, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che è preparata dinanzi a tutti i popoli per essere una luce da illuminare le genti e gloria del tuo popolo di Israele. Quindi riconosce Gesù come Salvatore e come luce per illuminare il popolo. Gesù è questa luce che illumina, che può, in quel caso Simeone parlava del popolo di Israele, ma per noi Gesù è la luce che illumina noi che eravamo prigionieri delle tenebre e che, appunto, riconoscendo Gesù siamo passati alla luce. Ora vi leggo un altro versetto che si trova in Colossesi 1:13. Che qua è Paolo ovviamente che parla ai Colossesi e dice: Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Quindi Gesù che salva, Gesù questa luce che salva dalle tenebre per portarci nel suo regno, il suo regno di luce. C'è un altro episodio, si trova in Atti al capitolo 26, versetto 15 a 18. È un episodio che conosciamo molto bene, anche qui si parla di luce. È un episodio che riguarda la vita di Paolo questa volta, lo conoscete molto bene, l'episodio della conversione di Paolo sulla via di Damasco. Quindi in Atti capitolo 26, versetti 15 a 18, c'è l'episodio in cui Paolo viene folgorato da una luce, cade da cavallo, vede una figura e inizia a dire: E io dissi, chi sei, Signore? E il Signore rispose, io sono Gesù, quello che tu perseguiti. Ma alzati e stai in piedi, perché per questo ti sono apparso, per farti ministro e testimone delle cose che hai viste e di quelle per le quali ti apparirò ancora, liberandoti da questo popolo e dalle nazioni alle quali io ti mando, per aprire i loro occhi affinché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana e riceveranno a Dio, e riceveranno per la fede in me il perdono dei peccati e la loro parte di eredità tra i santificati. Dio ci ha convertito dalle tenebre alla luce, dal potere di Satana a quello di Dio,
E anche noi abbiamo ricevuto, mediante il sacrificio di Gesù, il perdono dei nostri peccati e la possibilità di avere la vita eterna, di avere l'eredità tra i santificati, come dice bene il testo. Ci sono molti altri testi, ora ne ho segnati tanti altri, forse ve ne leggo qualcun altro. Seconda Corinzi 4, 3-6 dice: se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti, affinché non risplenda la loro luce del Vangelo, della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù, quale Signore, e quanto a noi ci dichiariamo vostri servi per amore di Gesù, perché il Dio che disse splenda la luce fra le tenebre è quello che risplende nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio, che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Qui ci dà un elemento in più. Dio è la luce, ci porta dalle tenebre alla luce, ma c'è Satana che vuole velare questa luce, vuole accecare le persone per non far sì che possano vedere questa luce. Noi dobbiamo essere una luce per il mondo, ma c'è qualcuno che vuole accecare non solo le persone del mondo, ma anche noi potremmo essere accecate da questo, come chiama qui, il Dio del mondo, da Satana, che potrebbe appunto offuscare le nostre menti e non farci vedere la luce. Andiamo in Prima Giovanni, al capitolo 1, capitolo 1, da versetti da 5 a 7. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunciamo. Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro. E il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. È importante ricordare questo testo. Dio è luce. Se siamo veramente cristiani, abbiamo il privilegio e anche l'onere e la responsabilità di camminare nella luce, di rimanere nella luce. Una volta che abbiamo individuato la luce, che abbiamo conosciuto la luce, che abbiamo conosciuto Gesù, abbiamo questa responsabilità di continuare a camminare nella luce. Un ultimo versetto, allora Giovanni, capitolo 12, versetti 35 e 36. Quindi Giovanni, capitolo 12, versetti 35 e 36. Io per brevità me li sono scritti, così non devo perdere tanto tempo a cercarli. Allora, Gesù dunque disse loro: la luce è ancora per poco tempo tra di voi. Camminate mentre avete la luce, affinché non vi sorprendano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Mentre avete la luce, credete nella luce, affinché diventiate figli di luce. Gesù disse queste cose e poi se ne andò e si nascose da loro. Anche noi abbiamo questo obbligo morale di camminare nella luce finché possiamo vedere la luce, perché nel momento in cui non vediamo più la luce, siamo persi, non sappiamo più dove stiamo andando. Il punto centrale di tutti questi brani che abbiamo letto fino adesso è che Cristo è la luce e che grazie a Lui possiamo passare dalle tenebre alla luce. Veniamo liberati dalle tenebre e abbiamo il privilegio di essere Suoi figli, figli della luce. Ora passiamo al versetto che ha letto inizialmente Daniel, no? Voi siete la luce del mondo. Matteo 5, capitolo 5, versetto 14. Continua ancora, dice: una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente. Anzi, la si mette su un candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifico il Padre vostro che è nei cieli. Ora che siamo diventati figli di luce, grazie a Gesù, possiamo essere testimoni di questa luce, no? Dice Gesù:
Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. Quando Gesù stava parlando di queste cose, era fisicamente sopra un monte, no? Si trovava sul monte dove stava parlando a una moltitudine di persone. E quindi le persone capiscono subito quello che sta dicendo. Se noi pensiamo a delle città che stanno sopra i monti, da qualsiasi punto delle vallate si possono vedere queste città, specie se sono illuminate la sera, così, no? Non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente. Se io prendessi una luce, una lampada, una candela, mettiamola così, e la mettessi qua sotto al pulpito, nessuno di voi potrebbe vederla. Forse se fosse buio riuscireste a vedere un minimo lucino che uscirebbe da qualche parte, no? E sapreste che c'è una luce accesa qui, altrimenti non riuscireste a vederla. Se invece la mettessi qui sopra, tutti nella sala potrebbero vederla. Anzi, forse riuscirebbe a fare luce, forse una piccola candela no, ma tante candele riuscirebbero a fare luce per tutta la sala, no? Sto pensando magari alle prime chiese, ai primi templi, al Tempio di Gerusalemme, lo stesso Tempio aveva dei candelabri per poter fare luce, no? Tante candele messe assieme per poter fare luce, perché sennò non c'era luce all'interno. Andiamo avanti, allora, Atti capitolo 13, versetto 47. Qui è Paolo, sono Paolo e Barnaba che parlano e ci dicono una cosa molto importante. Così infatti ci ha ordinato il Signore dicendo: io ti ho posto come luce dei popoli, perché tu porti la salvezza fino all'estremità della terra. Il Signore ci sta dicendo che noi siamo luce per il mondo per portare la salvezza. Se noi abbiamo ricevuto la luce, conosciamo della salvezza, abbiamo questo onere di portare questa salvezza alle altre persone, far conoscere la luce della salvezza alle altre persone. Ancora prima Tessalonicesi 5, capitolo 5, versetti 5 e 8, da 5 a 8. Perché voi tutti siete figli di luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre, non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo, siamo sobri. Poiché quelli che dormono, dormono di notte, quelli che si ubriacano lo fanno di notte. Ma noi che siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore e preso per elmo la speranza della salvezza. Ora che siamo figli di luce abbiamo anche un dovere, quello di essere sobri, di vivere non come il mondo, ma come persone, tra virgolette, speciali, perché siamo figli di luce. Quindi le cose del mondo non ci interessano più, ma ci interessano le cose spirituali. Perché, come dicevamo prima, Satana potrebbe velarci, lo scopo di Satana è quello di velarci dalla luce, no? Cercare di riportarci nelle tenebre, di accecarci. E noi siamo in continuo conflitto spirituale con questa cosa. Il Signore ci può aiutare, ma noi dobbiamo essere sobri, dobbiamo essere svegli, dobbiamo capire che c'è questo pericolo. Andiamo avanti in Prima Pietro, capitolo 2, versetto 9. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio legale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla luce meravigliosa. Non siamo arrivati alla luce per caso. Il Signore ci ha dato questa possibilità di arrivare alla luce, ci ha chiamato dalle tenebre alla luce, ci ha portato alla luce e ci ha fatto diventare un popolo eletto, una stirpe eletta. Per che motivo? Adesso arriviamo all'ultimo versetto che vi propongo oggi, Apocalisse 21, da 22 a 24, lo leggiamo insieme. È un bellissimo testo che mi piace molto, Apocalisse 21, capitolo 21, versetti da 22 a 24. Nella città non vidi alcun tempio, sta parlando della città celeste, perché il Signore, Dio Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno di sole né di luna che le illuminano,
perché la gloria di Dio la illumina e l'agnello è la sua lampada. Le nazioni cammineranno alla luce e i re della terra vi porteranno la loro gloria. Questo è lo scopo finale, arrivare a questa città di luce, questa città che Gesù sta preparando per noi, questo posto che sta preparando per noi, un posto dove le tenebre non ci sono e non c'è bisogno di avere qualcosa per illuminare, perché c'è Dio che è la luce. Ora, forse molti di voi si stanno chiedendo, ma ho sentito sempre parlare di queste cose, ho sentito sempre parlare Dio che è luce, noi che dobbiamo essere la luce del mondo, noi dobbiamo portare la luce nel mondo, il Signore ci ha chiamati a fare questa cosa. Che cosa ci stai dicendo di nuovo quest'oggi? Allora, chiedo alla regia se può mandare il video. È un video brevissimo, sono 20 secondi. È un video tranquillo, è una cosa semplicissima. Chiedo di mandarla, se possibile. Rimandalo dall'inizio, per favore. Vi chiedo di guardarlo con attenzione, eh? È una cosa molto semplice. È un fiammifero che si accende e pian piano poi si spegne. Ok. È molto semplice come video, no? Forse è un gesto che avete fatto tante volte, adesso forse più piccoli e più giovani no, magari perché ci sono gli accendini, ci sono cose più utili, diciamo. Poi adesso anche le cucine di oggi sono elettriche, fanno da sole la scintilla, no? Però magari se siamo in un campo che dobbiamo accendere un fuoco, ancora dobbiamo fare in questo modo, quindi accendere un fiammifero, no? Allora, tenete bene a mente questa figura del fiammifero che si accende e poi si spegne prima o poi, no? Vi voglio raccontare quattro episodi che sono successi nella mia vita, di quando ero giovane, diciamo, quando ero piccolo. Io non dico che sono nato in chiesa perché, diciamo che quando ero piccolo, sono stato anche battezzato nella chiesa cattolica, no? Però diciamo che quando ero piccolo, intorno ai 3-4 anni, mia mamma ha iniziato a frequentare la chiesa e quindi anch'io normalmente andavo in chiesa. Quindi non posso dire essere nato in chiesa, ma sicuramente ci sono vissuto per gran parte della mia vita. Allora, quando ero in chiesa, alla scuola del sabato dei bambini, mi raccontavano sempre, l'animatrice di allora mi raccontava che Gesù era un mio amico, e che gli piaceva giocare con me. Quando io mi mettevo a giocare, lui era lì vicino a me e giocava con me. O faceva comunque le cose che facevo io. Quindi quando andavo in giro, lui era vicino a me e camminava insieme a me, no? Allora un giorno è successa una cosa particolare. Io sono figlio unico, quindi giocare, quando ero a casa, giocavo da solo, sostanzialmente. Non è che potessi avere qualcun altro con cui giocare. A volte venivano gli amichetti, però la maggior parte delle volte mi trovavo a giocare da solo. Uno dei miei giochi preferiti erano le macchinine. Allora, uno dei giochi che facevo era prendere due macchinine e farle scontrare. Un gioco forse che anche altri bambini fanno. Le facevo scontrare e la macchinina che si ribaltava aveva perso. Era semplicissimo sto gioco. Quindi facevo scontrare due macchinine e una delle due, diciamo, si ribaltava, quella aveva perso, quindi l'altra era vincita. E andavamo avanti finché non c'era un vincitore assoluto, no? Allora, un giorno mentre stavo facendo questo gioco, a un certo punto avevo messo da parte una macchinina che si era ribaltata. L'avevo messa da parte, mi sono girato per prendere altre macchinine e quando mi sono girato la macchinina era ritornata dritta, era ritornata su. Allora ci ho pensato su, ho detto, ma no, è impossibile. Io l'ho fatto, era ribaltata, l'ho rimessa ribaltata. Allora, in quel momento è venuto un lampo, un fuoco. Cioè, ma
Allora vuoi vedere che Gesù sta giocando con me, è lui che l'ha ribaltata, l'ha rimessa dritta. Allora, contentissimo, no? Sono andato da mia mamma che era in cucina, ho detto, mamma, c'è Gesù che sta giocando con me. Grazie al cielo, mia mamma non mi disse, no, ma guarda che ti stai sbagliando, perché forse a noi la prima cosa che viene in mente sarebbe quella, ma è stato un caso fortuito, no? Che magari nel rigirarmi ho col piede, l'ho toccata ed è tornata dritta, non si sa. Però alla luce di quel bambino di 3-4 anni, 5 anni, che, a cui gli viene detto che Gesù sta giocando con lui, vedere questa cosa era bellissimo. Mia mamma dice, ah che bello, continua a giocare, vedi che vedrai che Gesù giocherà ancora con te, no? E io mi ricordo la gioia che avevo a pensare appunto che Gesù in quel momento stesse giocando con me. E questa gioia me la sono portata altre volte, mentre giocavo, mentre andavo in giro. Tant'è vero che quando ero da solo che camminavo, che magari ancora adesso ogni tanto lo faccio, quando parlo di quello che devo fare, parlo al plurale, dico ah, adesso andiamo a fare questo, andiamo di qua, andiamo di là, poi facciamo così. Parlo al plurale, come se ci fosse Gesù con me che fa le stesse cose che devo fare io. Un altro episodio, questa volta ero un po' più cresciuto, avevo 7-8 anni, e a questo punto andavo più spesso in chiesa, mia mamma si era anche battezzata, e ovviamente il sabato non andavo in chiesa, e le maestre sapevano questa cosa, i miei compagni sapevano questa cosa, ma io ero contento, non perché non andavo a scuola il sabato, ma perché andavo in chiesa il sabato, no? C'è una sottile differenza, che però per un bambino di 7-8 anni è grande questa differenza. E le maestre ogni tanto mi mettevano un po' alla prova per capire se effettivamente ero contento di andare in chiesa e non di andare a scuola, perché sapete, i bambini quando vanno a scuola, che stanno con gli amichetti, soprattutto se giocano, sono più contenti di andare a scuola che non andare da un'altra parte dove magari non c'è nessuno, perché anche in chiesa eravamo 2-3 bambini, non è che eravamo tantissimi, nella mia chiesa eravamo pochini. E allora una volta al colloquio con le mamme, la maestra colloquio con le mamme, e le maestre mi misero un po' alla prova, dice ma vediamo cosa hai imparato dalla tua chiesa, facciamo insieme una preghiera. E io tutto contento ho detto sì, facciamola insieme, e ci siamo messi insieme a pregare, no? La preghiera che potevo fare io, che avevo imparato, nel senso che dicevo quello che sentivo nel cuore, quindi non le preghiere che loro avevano ascoltato sempre. E queste maestre sono rimaste piacevolmente colpite da questa cosa, no? Un altro episodio, questa volta siamo un po' più grandi, 12-13 anni, e si tratta sempre di una preghiera. Questa volta però mi chiesero, ero in vacanza, e non erano parenti, però erano persone che conoscevano i miei genitori, così, quindi mia mamma che quando era piccola viveva in quel posto, quindi si conoscevano tutti, e una signora un po' più anziana una sera disse vabbè dai, prima di andare a dormire facciamo insieme una preghiera. E mi disse vuoi farla tu? Ero un po' più giovane, avevo 12-13 anni, e in quel momento però mi sono sentito un po' fuori luogo, nel senso no, guarda, sono stanco, e me ne sono andato. Ci sono rimasti un po' male gli altri, no? Perché speravano che potessi fare io quella preghiera. Però in quel momento non me la sono sentita. Ho preso e me ne sono andato. Ora arriviamo ancora un po' più grande, 14-15 anni. E a un certo punto vi racconto questo episodio. Era prima di... sono passato dalle scuole medie alle scuole superiori e purtroppo per una malattia che ho avuto all'inizio dell'anno ho saltato le prime 2 settimane di scuola delle superiori. Quindi quando sono entrato a scuola io non conoscevo nessuno dei ragazzi della mia classe e loro invece si conoscevano tutti tra di loro. E quindi mi sentivo un po' a disagio, dicevo ma chissà come sarà. Arrivato il sabato, quindi da lunedì al venerdì ero lì a dire chissà come sarà. Arrivato il sabato sono andato in chiesa, giustamente come facevo ogni sabato, e lunedì dopo ovviamente mi hanno chiesto ma cosa è successo, come mai sei stato a casa, visto che avevo avuto la malattia
la settimana prima, dicevo, non è che hai avuto qualcos'altro, ho detto no, non sono andato in chiesa, così, qua, là, un po' titubante, va bene. Poi è arrivato il sabato di nuovo, cavolo. E in quel momento, in quei giorni che precedevano il sabato, ogni volta quasi mi vergognavo di andare in chiesa e di non andare a scuola, perché mi sentivo qualcosa, mi sentivo diverso. E non era il diverso di come quando ero più piccolo, che ero felice di essere diverso dagli altri, di poter andare in chiesa anziché in scuola. Mi sentivo come dire: devo andare in chiesa e non posso andare, cioè devo sentirmi diverso dagli altri, no? Quindi in qualche modo mi stavo vergognando di essere avventista, di essere un cristiano. E così dopo quell'episodio, una volta che mi confidavo con mio padre non è avventista, e gli confidai questa cosa, dico: domani è sabato, io non so se voglio andare in chiesa, non so se voglio far vedere che sono diverso dagli altri. E in quell'occasione mio padre mi fu molto d'aiuto, perché mi disse: tu sei diverso dagli altri non perché per tua scelta, tu sei diverso dagli altri perché Dio ti ha fatto essere diverso dagli altri. E gli altri vedono questa cosa, ma non... Lui conosceva anche gli altri miei amici, magari che erano lì con me, e mi diceva: io vedo gli altri ragazzi, lo vedo come sono, e tu sei diverso, sei migliore degli altri ragazzi, sei cresciuto meglio di loro, forse Dio ti ha fatto fare questo percorso. E in quel momento capii che non ci doveva essere una vergogna a essere cristiano. Allora, vi ho fatto ricordare quel video, il fiammifero che si accende e pian piano si spegne. E in quel momento io ero come quel fiammifero, 3-4 anni ero pieno di gioia, pieno di fuoco, possiamo dire, visto il fiammifero, perché era all'inizio e conoscere Gesù, conoscere Dio che faceva tante cose per me, era bellissimo. Fino ad arrivare a un certo punto che la fiamma si stava spegnendo, la fiamma si stava affievolendo. Forse anche nella nostra vita sta succedendo questo, forse è già successo e ci troviamo a essere solo delle persone che vanno in chiesa mestamente, solo perché ormai si usa così, perché ormai ci piace magari stare con le altre persone, ci piace stare con i nostri amici, con le persone che conosciamo. Ma forse quella fiammella, quella fiamma, quella grossa fiamma che si fa quando si accende subito il fiammifero, si sta pian pianino spegnendo. E non perché il fiammifero... Nel video, non so se avete notato, il fiammifero non era finito, c'era ancora un pezzettino di fiammifero. Però la fiamma, essendo il fiammifero messo in una certa posizione, si spegne da sola. E allora forse il mio invito, quello di oggi, è quello di ripercorrere quella che è stata la nostra vita spirituale, fin dall'inizio, ripercorrere quello che all'inizio ci ha fatto crescere, ci ha fatto scegliere di essere figli della luce, figli di Dio, perché è in questo modo che noi possiamo essere una luce per il mondo, è solo in questo modo che le altre persone possono vedere le grandi opere che Dio ha fatto per noi. Perché noi possiamo essere bravissimi a fare del volontariato, a aiutare le altre persone, magari anche a fare degli studi biblici possiamo essere molto bravi, ma se non abbiamo quel fuoco che ci arde dentro, quella fiammella iniziale, gli altri non vedranno Dio nella nostra vita, vedranno solo una brava persona che è capace di fare tante belle cose. Quindi il mio augurio è che anche noi possiamo ricordarci, che tutti noi possiamo ricordarci di quel fervore iniziale che abbiamo avuto quando abbiamo conosciuto per la prima volta Gesù, quando abbiamo conosciuto per la prima volta la luce, e che possiamo essere
una luce per quelle persone che ci stanno accanto, che ci stanno intorno, e che possano vedere questa luce e capire che questa luce viene da Dio, che non siamo noi a farla questa luce, ma è Dio che è dentro di noi e che ci permette di fare queste grandi opere anche per le altre persone. Quindi il mio augurio per voi quest'oggi è proprio questo, quindi che il Signore possa ricordarci questa cosa anche negli anni a venire, nei giorni a venire, ma negli anni a venire, perché questa è una cosa che va ricordata sempre, di quello che Dio ha fatto per noi e di come noi abbiamo conosciuto il Signore all'inizio. Amen.